incontro, che nel suo libro racconta la storia di Nicola Padulano, una delle altre tante vittime troppe italiane di due tipi di violenza probabilmente, una che è la violenza proprio cruda, che è dell'Ndrangheta, e l'altra che Danilo Dolci direbbe è quella del silenzio complice di una stampa che non ne parla, non fa voce di questa storia. Scrivendo il libro, che idea si è fatto, anche in vista della sua esperienza, di quella che è la capacità della rete antimafia di stare vicino a questi soggetti, quindi di scovarli e di appoggiarli, accompagnarli nel loro percorso, e questa vicinanza è la discriminante in un rapporto di autorevolezza tra le associazioni e la società civile organizzata e queste vittime? Io credo che ci sia, negli ultimi anni si siano fatti molti passi avanti da questo punto di vista, cioè una parte della società civile cosiddetta, quella più organizzata, più sensibile, più attiva, è diventata molto forte, ha fatto molte iniziative, ha anche avuto un buon influsso sul resto della società. Però è ancora troppo poco, perché tutto il resto della società, soprattutto la politica e il mondo dell'impresa, cioè la classe dirigente di questo paese, politica, imprenditoriale, non si lascia invece ancora graffiare dai segnali, dalle informazioni, da ciò che invece le organizzazioni antimafia come Libera, eccetera, riescono a fare. E come secondo lei questa vicinanza a questi soggetti, che potremmo dire di interesse per quella per esempio che l'attività di Libera, può diventare politicamente rilevante? Cioè, come noi possiamo incidere sulle scelte pubbliche e politiche nell'appoggiare questi soggetti? Noi abbiamo un esempio torinese molto importante, che è quello per esempio in cui Libera Piemonte si fa carico della storia di Pino Masciari, un imprenditore che denuncia, decide di appoggiarlo aiutandolo a far sì che la sua storia circoli, no? E Pino Masciari scrive appunto che ogni persona che racconta la sua storia gli allunga la vita di un giorno. Diventa politicamente rilevante nel momento in cui c'è una forte presa di posizione di un grosso numero di componenti di una certa società civile. In Italia a che punto siamo in questo? Nel senso, che cosa ci manca per far sì di riuscire a entrare nella decisione pubblica con questa... Io credo che siamo al nord, siamo molto indietro. Faccio un esempio. A Palermo c'è stato Libero Grassi e oggi c'è Addio Pizzo. A Milano non c'è stato un imprenditore che come Libero Grassi ha denunciato il racket, e non c'è un'organizzazione che concretizza, che raccoglie quella denuncia e la fa diventare sangue che circola nelle vene della società. Ecco. Milano è molto più indietro, per dire, insomma, il nord è molto più indietro di Palermo da questo punto di vista. Bisogna ci vuole che ci sia un Libero Grassi che possibilmente denunci e non venga ammazzato, e un'organizzazione, un'associazione, un gruppo di persone che riescano a far diventare carne e sangue quella denuncia dentro la società del nord. Grazie mille. A voi.